tra pochi minuti questo telo diventerà tutto colorato con il soffio che è l'anima contro il muro e contro i muri che ancora oggi esistono a dividere tanti popoli e tante anime. Esatto, il progetto è quello di abbattere questi muri di separazione che separano Palestina e Israele, Messico e Stati Uniti sono tantissimi, e abbatterli nel modo più dolce che secondo noi poteva esistere, che è soffiare bolle di sapone. Quindi chiediamo alle persone di soffiare le bolle cercando di abbattere questo muro. Saranno colorate perché abbiamo messo dei pigmenti colorati dentro e ogni persona dà un contributo, quindi è un'azione performativa, un'azione partecipata fatta da tutti. Il vostro è un duo artistico, come siete nati e che cosa fate? Sì, noi sì, siamo un duo perché siamo in due. Siamo nati all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Eravamo due studenti, abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo unito i nostri due cognomi e facciamo diverse cose, cioè diverse opere d'arte, performance, installazioni, e spesso hanno questo genere di messaggi. Ci interroghiamo sulle cose su cui ci sembra abbia senso interrogarci e spesso coinvolgiamo il pubblico, come in questo caso. Al Festival Francescano si parla di dialogo. Se vi mi doveste citare l'opera più dialogante di tutti i tempi, qual è? Faccio la stessa domanda a tutte e due, tu hai più tempo per rispondere. Beh, un'opera è una domanda difficilissima. Posso parlare di quello che abbiamo fatto noi. Una volta, nel 2012, abbiamo costruito, e c'è ancora un progetto che va in corso, una porta automatica che si apre solo se sorridi. Quindi in questo caso è un messaggio per noi che il sorriso apre le porte, quindi l'apertura, che secondo me evoca il dialogo di cui il tema del festival. Sarebbe bello poi dialogare anche con chi non la pensa come noi, che è la vera vocazione del dialogo, perché dialogo significa questo in greco, no? Quindi dirsi delle cose anche se siamo con delle opinioni diverse. Grazie, e la tua? No, non puoi sottoscrivere. Non so, pensandoci non me ne viene probabilmente una più dialogante di altre. Mi sembra, insomma, il lavoro di un'opera d'arte fa questo in qualche modo. Per qualcuno comunica di più un'opera, per altri un'altra. Quelle che per me sono più dialoganti, diciamo, magari per un altro non lo sono. Però sono fatte di solito per dialogare con chi le guarda o con chi l'opera d'arte in sé, in generale, per cui veramente potrebbero essere qualsiasi, da quelle più famose a quelle più contemporanee, non saprei dirne una in particolare, sinceramente. Abbiamo colto comunque il senso dell'arte in genere, grazie.